Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi vi voglio presentare una nuova sfida di disegno. Chiamiamola così, paraculandoci ovviamente, perché in realtà non voglio dire la parola challenge, perché poi la gente mi dirà: ah, ma è una challenge? Sì, è una sfida di disegno. Però dipende sempre un pochino dal contesto, ok? In questo caso si tratta di una sfida di creatività, ok? Oggi vi presenterò Mario disegnato in 10 stili diversi. Mi sono ispirato ad un video che mi ha consigliato un mio follower su Instagram di un americano, credo, non lo so, non mi ricordo. Cioè, praticamente c'è questo ragazzo che disegna Batman in 10 stili diversi. Io ho detto, perché no? Lo faccio anch'io. Copiamolo, emuliamolo. Sì, dai. Non si sono mai visti dei canali in Italia che fanno le stesse cose degli americani. Quindi voglio essere il primo. Però le tavole le ho già fatte tutte e voglio cercare di presentarvelo in modo un po' più differente del solito, molto più veloce e ritmato, senza farvi vedere tutta l'elaborazione, perché rischieremo di far durare il video tipo 10 ore. Eccoci qua sulla nostra piattaforma ultra tecnologica. Noterete sicuramente che ho schermato le celle dove sono state realizzate le illustrazioni. Queste maschere di ultima generazione, denominate semplicemente post-it. Nella prima cella c'è il nostro Mario nelle sue vesti originali, quello classico che conosciamo tutti. E andiamo a scoperchiare le altre celle per vedere quali sono questi fantomatici stili. Iniziamo a scoperchiare. Questa M. Jojo, non mi ricordavo manco io come erano posizionate, ma chi se ne frega. Il primo Mario è in stile Le bizzarre avventure di Jojo. Per chi è appassionato sa benissimo lo stile di disegno particolare, soprattutto dei personaggi, delle loro posizioni attorcigliate, contorte, certe volte anche poco naturali, però che sono affascinanti, bellissime. Ovviamente qua si tratta solamente della parte facciale di Mario, però ho voluto anche accennare quel poco per dare un tocco in più, no? Di JoJo, e quindi ho messo la mano davanti. Volevo renderla un po' più, diciamo che è abbastanza fedele, più o meno. Andiamo a scoperchiare la prossima vignetta. Là. Ok. Stile Rick e Morty è un classico ormai, è un classico sul mio canale. Ogni personaggio che andrò a interpretarlo ogni personaggio che vorrò interpretare in uno stile diverso, Rick e Morty ci sarà sempre. Mi dispiace, ma è così, mi dispiace. Basta a tutti coloro che mi seguono su Instagram chiedermi cosa ne penso di Rick e Morty. Se io ad ogni cazzo di video dove faccio vedere mentre disegno cose, ci sta sempre il tocco di Rick e Morty, sottolinea il fatto che io sono un fan spropositato di questa serie. Quindi non chiedetemi più cosa ne penso di Rick e Morty. Basta, basta. Che posso dire di questo disegno? C'è il mega sopracciglione alla Rick Sanchez e niente. Andiamo avanti. L'altra. Oh, devo ammettere che questo è il mio preferito, sul serio. Ma è sempre stato in generale il mio stile preferito, quello di Tim Burton. E qui ho, diciamo che l'ho azzeccato abbastanza. Questi contorni seghettati, marcati, ricordano moltissimo i classici personaggi alla Burton, e qui c'è il nostro Mario proiettato nel mondo di Tim Burton, tipo La sposa cadavere o Nightmare Before Christmas. Anche se il film non è stato diretto da Tim Burton, però comunque i modellini, i personaggi sono suoi e sono fantastici, indimenticabili. Prossimo, Dragon Ball. Ok, questo era prevedibile perché alcuni di voi l'hanno già visto su Instagram, l'avevo già spoilerato, però. Lo stile Dragon Ball è il disegno che mi piace di meno. Non so perché, non mi è neanche venuto tanto bene. Va benissimo. Andiamo avanti. Stile Sio. Questo l'ho fatto per ultimo e non sapevo minimamente che stile utilizzare. Ormai ero già scazzato, non voglio più di disegnare Mario. Quindi volevo fare qualcosa di veloce e lo ammetto e ho fatto lo stile Sio così. Ho fatto un Mario magico. Sono rimasti tre. Ok, il cuoricino. Ok, lo stile Bonelli. Sì, anche questo non è uno dei miei preferiti. L'ho messo dentro proprio per così, per gli appassionati. Però, se foste veramente degli appassionati dei fumetti Bonelli, sicuramente verreste ad aspettarmi sotto casa mia per linciarmi vivo. E poi abbiamo, sono rimaste ancora due. Amara baci 5 con 3 civette su come che facevano la U.
Simpson. Sappiamo tutti che nel mondo dei Simpson è già comparso Mario in un paio di puntate e quindi bastava prendere quel Mario lì e realizzarlo nella stessa maniera. Però mi sono detto, così è anche un po' barare. Quindi ho cercato di trovare un personaggio del mondo dei Simpson che in qualche modo lontanamente può ricordare Mario, l'agente Winchester. Non c'entra nulla con Mario, però ho voluto prendere lui come riferimento, anche se è un po' più magrolino qui. L'agente Winchester c'ha la pappagorgia più gigante, il naso da maiale c'è sempre, quello non manca mai. Come ultimo è rimasto lo stile Sin City. Ok, questo è il nostro tabellone con le 10 illustrazioni di Mario in stili diversi. Ma no, ne manca uno. Io non so perché. Si vede che sto con la mano tutto il tempo così, quindi non ho notato che ne manca veramente uno. Cosa c'è? Io non mi ricordo già più cosa avevo disegnato. Ah, ok. Stile Marvel. In realtà Marvel un cazzo. Volevo realizzare un supereroe fumettistico americano, ok? Quindi poteva essere Marvel o DC. Ok, mettiamo Marvel / DC. Quindi così, pariamoci un po' il culo. Comunque, finalmente posso dirlo. Questo è il nostro tabellone con le 10 illustrazioni. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è quella che vi ha convinto di più. Il mio preferito è quello di Tim Burton. Anche la realizzazione, anche lo stile di disegno mi piace molto di più. L'ho realizzato con gli acquerelli dell'IKEA, giuro. Non sto mentendo, sono degli acquerelli veramente orribili, quindi non li consiglio a nessuno. Li avevo presi all'IKEA perché voglio farci prima o poi un video dove disegno completamente coi materiali dell'IKEA, compreso la matita, sapete, quella che vi regalano per progettare sui foglietti. Ecco, anche con quello. Cioè, tutti i materiali da disegno saranno presi all'IKEA. Quindi farò anche questo video più avanti, sarà una piccola challenge interessante. Cambiamo inquadratura e finalmente eccoci qua. Allora, se vi è piaciuto questo video, ovviamente mettete mi piace qua sotto, fatemi sapere qual è il personaggio che volete vedere realizzato in 10 stili. E che dire, mettete mi piace, come sempre, condividete, aiutate, sostenete questo canale, anche se ultimamente faccio fatica a portare avanti per via delle consegne del fumetto della terza parte di Nazi Vegan Heidi, che mi sta occupando praticamente il 200% del mio tempo. Anzi, colgo l'occasione per invitare tutti quanti ad acquistare, se non l'avete ancora fatto, il primo volume di Nazi Vegan Heidi, Alba Vegana, e poi la prima parte di Soluzione Finale, cioè il secondo volume, e ovviamente la seconda parte uscirà a breve. Mi raccomando, ci tengo. Trovate tutti i link Amazon qua sotto. Troverete anche il link di Spermini alla riscossa. Scrivetemi poi sui social se vi è piaciuto o no, soprattutto su Instagram. Lì sono molto ma molto attivo rispetto agli altri contatti. Lì sono quasi sicuro che vi risponderò. Troverete anche il link dei miei contatti social qua sotto, compreso quello di Instagram. Noi ci vediamo la prossima volta. Vi ringrazio. Ciao ciao, state in bene.